C'è una telecamera, non sa neanche usarla. Le robe più belle sono i trasferimenti. Simo, occhio ai sedili che ci sono qua, i cani che defecano. Occhio alla deiezione. Grazie, fango, tutto bene? Non so, perché detto che non registra. Le prove sono... devono essere prove vere, perché la gente ci guarda, perché noi diciamo le robe vere. Ma che faccia da incazzato che fa? Guardalo, guarda. Guarda, lo sputo! Pasca di lui non fa niente comunque, eh? Vabbè, adesso possiamo mettere anche i microfoni. Allora, siamo passati dai meno 10 gradi e mezzo che c'era a Pozzolo Formigaro settimana scorsa ai 18 gradi, tant'è che io presento il mio fisico possente, caro Simo. Senti qua la polpettata. Perché oggi è la prima uscita stagionale. Finalmente! Ah, sgranchisco le dita. Te gusta, che, eh? Che uscita. Me gusta la mangusta. Guarda, ma perché chilometri hai mai fatto fare per portare fino dalla sede. Fino dalla sede di via Caterina da Forlì. Tutto bene, comunque, tranquillo, non è successo niente. Ascolta, ma quello lì, ma quel cucciolotto lì, ma di che anno è? Questo qui, se non ho capito male, e devo ringraziare il mio amico cliente Alessandro, che me l'ha portato con tanto affetto, questo qui è un monkey originale francese, perché erano importati ufficialmente in Europa, purtroppo non in Italia, del 1968. Perché la monkey è nata, se non ricordo male, nel 61 per un parco giochi di Tokyo. Sì. E quindi era una moto giocattolo. Per i bambini, per far divertire i bambini. Senti, sì, effettivamente Pasqua c'ha ragione, stava sgrugnolando. Ce lo vedo? Veramente io non lo vedo il microfono. Non lo vedi? Tu potresti aver parlato per delle ore, ma sei proprio un cefalo. E per fortuna che sei un musicista, per cui la prima parte è venuta molto bene. Ha messo lui il microfono. Ma tu ti hai chiuso la giacca, eh? No. Io non t'ho toccato. No. Adesso mai questa parte qui la tagliamo, perché non è venuta bene. Sei sicuro? Perché il microfono è da sotto. Tu dici che... lui oggi ha sgrugnato un po' più forte del solito. Ha proprio detto, quel pirla lì ha il microfono adesso dentro. Tu dici che non si sentiva bene. Non si è sentito più lui di te quando ti ha sgrugnolato dietro. Vabbè, io rimango dell'idea che l'ha messo lui il microfono lì, eh. Ho una domanda da farti. Sì. Ma questo cucciolotto qui, sì, che anno è? Questo qua, secondo me, è del 68. Sì. E torno a ringraziare il mio amico Alessandro, che ce l'ha gentilmente concesso. Che non l'avevi ancora ringraziato, tra l'altro. Che non l'avevo ringraziato. Esatto. Grazie, Alessandro. Forse magari l'ho detto, ma non si sentiva. Ma tu hai un dubbio, mi dicevi, fuori onda, che lui sia stato costruito per... Questi qua erano nati, non era esattamente così, è la primissima serie, era una moto giocattolo, nata all'inizio degli anni 60 per un parco giochi di Tokyo, che era a tema... tecnologia, motori. Le valesine. Le famose valesine di Tokyo, esatto. Galdaland. Ed era gestito proprio da Honda, che quindi aveva fabbricato questa motoretta serie Z, si chiamavano queste qua, motore 50 a tre marce con frizione centrifuga, e praticamente erano moto giocattolo per i bambini. Poi hanno capito che poteva avere una sua utilità come tenderino, no? Per il camper, certo. Per la barca, ma paura anche della macchina. Per esigenza di mobilità, no? Urbana, di piccoli tratti, ok? E quindi hanno deciso di commercializzarli, per cui in Giappone, se non sbaglio, addirittura dal 63 li hanno messi in commercio. In Europa sono arrivati un pochettino più tardi, ma anche negli Stati Uniti, e in particolare, questo qui è una versione francese, in Francia li importavano ufficialmente. Senti, chiedo scusa, ma vedo 6 km e 200 metri, vuol dire che è stato mai usato? Completamente restaurato. Ah, ok. Era un po' conciato, se non sbaglio, viene... non mi ricordo da quale regione del centro Italia o del sud Italia, era in pessime condizioni. Alessandro, che è molto appassionato, l'ha fatto tutto a Tokyo e l'ha restaurato tutto. Manca ancora qualche ritocchino, qualche pezzettino. Comunque la moto ovviamente non è una moto da usare, è una moto da esposizione, certo, che certo. Lui tiene da mettere sulla scrivania. Se non ricordo male, lui la tiene proprio nel salotto di casa di sua è mamma. È un grande Alessandro. Di sua mamma, grande. Che è contentissima di spoderaglielo. Senti, questi manopolozzi qua, ti faccio solo due domande e poi ti lascio. Certo. Si ripiegava il manubrio. Queste servono proprio per ripiegare il manubrio, okay. In modo da
renderlo facilmente trasportabile anche in un bagagliaio di un'automobile pieno di una perdita. Va bene, insomma, ci sta. Pascal, ti stiamo recando fastidio, stiamo in questo momento stiamo andando bene, per cui andiamo via lisci così, poi tagliamo le parti brutte, le tagliamo. Dal 68, cioè quelle dove si vedono le nostre facce, le togliamo tutte. Dal 68 saltiamo i giorni nostri. Eh sì, sono passati con un la po' di riedizione. Sono 50 anni, sì. Fai i conti te, perché io non è che sì, no, non 50, sono un fenomeno di matematica, ma dovrebbe essere. Però 50. Io sono nato nel 67, più o meno sono siamo lì. Sì. E quindi niente, questi qui in realtà poi per il Giappone li hanno fabbricati fino al 2017, sono diventati iniezione, tutto modernati. Con quella misura lì, no? Eh sì, eh. Sempre più no, le ruote non da 5, se non sbaglio, sono diventate da 8 nelle ultime versioni. Senti, il nuovo modello l'abbiamo visto in anteprima a Bob Gear, l'avevamo visto al salone, è di una bellezza infinita. Sì, qui hanno fatto veramente un capolavoro, adesso ha un dimensionamento un po' più umano, quindi sì, diciamo che anche una fisicata come la tua sembra un po' meno gorilla. Stai già facendo la tentata vendita. Sembra un po' meno scimmia, diciamo. Io ti ho difeso col microfono, ho nascosto adesso, le magagne. Adesso facciamo e vedere. Tu mi insulti, no, dai, facciamo vedere, dandomi del scimmione. Adesso prima ti siedi su questo, che era senza sospensioni. Va bene. Così da casa capiscono come mai si chiamasse Monkey, quindi scimmia o anche gorilla, perché l'utente, no, andava ad assumere questa posizione gorillesca, che vediamo bene. Mi viene anche abbastanza facile. In questo caso. Abbastanza facile. Sì, sei credibilissimo. Adesso passa. Qua però se pigliavi quel millimetro di mattonella lì, le palle ti arrivavano in gola. Camminava, perché no, esatto, i 40 però, ore, 54 tempi, con albero a cambio in testa, li faceva. Non ammortizzava proprio solo il... Ammortizzava. No, poi li hanno fatti anche... Solo la gomma e basta. Li hanno fatti dopo anche con la forcella. Cambio bilanciere, perché è stato track. Sì, questo sì. È a giro, com'è che si chiama quello? È uguale a quello del Supercab che hai provato. Io non l'avevo mai provato. Cambio infatti, circolare. Il cambio circolare. Vuol dire che tu continui a cambiare, quando arrivi alla terza poi se cambi torna in prima. Esatto. Io ci ho messo un po' a capirlo e non l'ho capito, va bene. Invece il sistema, New One. Il sistema è diverso, no? Per il nuovo modello. A parte questo sellone che mi fa un guarda, un questa, sesso questa qua è di una comodità. Ma come morbida. Questa è in uretano ad alta densità, è una roba incredibile. Mamma che quando mia. Ti siedi praticamente e non allora riesci più ad alzarti. E allora mi siedo e sono meno scimmione, pronti via sono meno scimmione. Vedete com'è più signorile la figura del Bobbiese sul nuovo modello 2018-2019. Quanto è figo. Questo è un cambio normale invece, tradizionale, con la sua bella frizione tradizionale a quattro marce, la quarta però praticamente è un overdrive. La quarta è da viaggio, esatto. In autostrada sui 130. Bravissimo, e perché via. In tutta Europa si può andare in autostrada, in Italia no, perché noi siamo più furbi di tutto il mondo, sì. E quindi con 125 non si va in autostrada. Va bene, ma perché non hai la chiave? Volevo della strumentazione. Fa 100 all'ora, Come fa 100 all'ora? All'ora la Favino fa. Ma va tipo l'MSX? Eh sì, il motore è quello, Ah! Certo. Però con un look MSX che è sempre nel mio cuore, ringrazio quel bastardo che me l'ha rubato. Però con un look, decisamente tipo più me. Glamour, più traditional. Mi entri la chiave? Oh, ma questo è anche molleggiato. Te la entro sul giallo la chiave. Non l'hai portata questa è qui. Quello allora ti spiace, bestia, partire. Se facciamo vedere la strumentazione facciamo lì. Facciamo vedere la strumentazione non è che qui. Devo dirgli tutto io. Io non dobbiamo farli più. Vedere tutti. Non ne posso più di sopportarvi te e tu. Dai, basta. Cammina. Vai, Moves. Senti, quando mi parla anche in inglese, Moves, andiamo. Non hai studiato le lingue. Vedici la strumentazione. Vedimi. Beh, innanzitutto facciamo vedere che lo scooterino è anche dotato di simpaticissimi gadget, quali l'antifurto elettronico di serie. Mica bau bau micio micio. Adesso l'hai tolto o si toglie automaticamente inserendo la chiave? L'answer back serve per capire dov'è la moto, perché se l'hai parcheggiata dietro un'automobile non la vedi dove è finita. Pascal, dicesi answer back. Pascal, passiamo ai sottotitoli, va sì, bene. Si traduce in risponda svelt, è esattamente così. Ecco la strumentazione che ci fa vedere il livello del carburante qua in alto, la velocità la vediamo qua al centro e poi abbiamo tutte le spie di servizio e i vari contachilometri parziali e totali qua in basso. Ho fatto partire la freccia io, altrimenti non ci saresti mai arrivato. Bravo Frank, vedi, fai la fanalata, fammi la bagliata. Fali tutti a LED ovviamente, perché ormai questo è diventato un must nella produzione di casa Honda. Fammi capire, cioè questo qui è un giocattolino che ha tutte le chicche, certo, più tecnologiche, come in chiaro stile Honda. Finiture al top, ma soprattutto quello che mi preme specificare, che cos'è? È il sistema di ABS, che su questa moto che ha il passo molto corto è dotato dell'incredibile funzione di misurazione inerziale con centralina IMU, e quindi è un sistema con modulazione di frenata anti-ribaltamento. Quindi abbiamo l'ABS sul disco anteriore, sul posteriore no, sull'anteriore, con sistema anti-ribaltamento con centrale inerziale IMU. Soltanto Honda, su moto di questa fascia di gamma,
esce con questa tecnologia. Fantastico. E poi veramente insomma bello. Guardiamo la forcella stili rovesciati anteriori, bellissimi doppi ammortizzatori posteriori, no? In stile retro, col forcellone verniciato nel colore della moto, con sezione ovale, molto molto bella, e la grande profusione di cromature dappertutto. Ok, a livello personale preferisco la versione rossa a quella gialla, però gialla comunque ha tanto carattere. E soprattutto lega col cappellino del Bob. Col capello? Che bastardo che sei! Sei veramente un bastardo, va bene. Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola, poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Il motore della nuova Monkey, fedele all'originale, è un monocilindrico orizzontale monoalbero a due valvole da 125 centimetri cubi, raffreddato ad aria, semplice, robusto, affidabilissimo e ottimizzato per la guida in città. All'esagio e corsa misurano 52,4 x 57,9 mm e il rapporto di compressione è pari a 9,3:1, con alimentazione e iniezione elettronica Honda PGM FI, che gli permette di erogare quasi 10 cavalli a 7000 giri minuto con 11 Nm di coppia a 5250 giri. Il cambio a 5 marce è spaziato per consentire al motore di esprimersi sempre in modo brillante e al tempo stesso garantire la straordinaria efficienza dei consumi, pari a 67 km litro nel ciclo medio. Oh, in città il numero uno, eh! In città il numero uno! Numero uno! Il telaio monotrave superiore in acciaio è robusto e bilanciato, rigido nei punti più sollecitati e flessibile dove occorre, ideale per un'ampia varietà di condizioni di guida. Anche il forcellone, realizzato in tubi di sezione ovale, richiama il design tondeggiante che caratterizza l'intera linea della moto. L'interasse è compattissimo, solo 1155 mm, con inclinazione del canotto di sterzo di 25 gradi e avancorsa di 82 mm, per un raggio di sterzata di appena 1,9 metri. E c'è anche una bella grinta! Il peso con il pieno è di appena 107 kg, la sella è a soli 77 cm e mezzo da terra. Elegantissima e realizzata in uretano ad alta densità, un materiale duro simile alla gomma che rimane flessibile addirittura fino a meno 60 gradi, per il massimo comfort con bordino bianco e un raffinato rivestimento. La forcella rovesciata è abbinata ai doppi ammortizzatori posteriori dalla generosa escursione. Il disco anteriore da 220 mm con pinza a due pistoncini e quello posteriore da 190 mm con pinza a un pistoncino forniscono sempre un'adeguata potenza frenante che sull'asse anteriore può contare sull'ABS con piattaforma inerziale IMU che impedisce il sollevamento della ruota posteriore. Sui bei cerchi in lega razze sdoppiate da 12 pollici sono montati pneumatici di larga sezione 120-80 all'anteriore e 130-80 al posteriore. Occhio Pasqua! Occhio! Marco, mi sembri uno di quei bambini del parco giochi non voglio più scendere di Tokyo, eh? Non voglio più scendere. Cammina, eh? Ma è bellissimo. Ma poi, le cose che si fanno guardare piacciono tanto. Sai che ti guardano di più sul Monkey piuttosto che sul CBR1000, sì. Piuttosto che sul come fai a non guardarlo? Mi ispira tanta simpatia. Uno di quei mezzi come i trike, ti ricordi? Sì. I trike di Honda o di Italjet degli anni 80. Sì. O come i sidecar, sono quei mezzi che ispirano simpatia. È unico nel suo genere, si distingue assolutamente. Va bene. Da senti, visto che è un concentrato di tecnologia e non ce ne saranno assolutamente molti pezzi, non sarà una moto da volumi. No, come assolutamente, in Giappone, infatti. È anche un buon investimento questo qua, è una serie limitata, quindi per il periodo che verrà prodotto viene proposto al prezzo di 4.090 euro. Franco concessionario, cui vanno aggiunti 300 per immatricolazione e messa in strada. Okay. Adesso abbiamo
una blanda disponibilità, qualche pezzo ce l'abbiamo in pronta consegna, e quindi è il momento buono durante l'inverno per approfittare e magari strappare anche qualche sconticino facendo il nome del Bob. Sarebbe male. Di questo brutto scimmione qua. Ascolta una roba, sottolinea agli uomini del marketing e strategie aziendali di Honda che la scelta di 4099 è una scelta da bigoli, perché se loro avessero fatto 3999 già suonava diverso. -99. Sei d'accordo con me? -99. Ma anche -99, però è... Ma noi lo facciamo noi alla allora. Motostar, venite a trovarci. Ci sto lavorando per voi. Discutiamo. Va bene. Sì, ma è fantastico. È comodo. Grazie. Io vado via con questo. Non vuoi più scendere. No, adesso però tiro sotto, anzi gli schiaccio il piede col ruotone, gli faccio effetto cotoletta. Ti vedo male. Microfono tutto bene? Siamo andati bene, dai, hai lavorato bene oggi. Speriamo. Siamo stati attenti. Si è sentito qualcosa? No. Ciao.